Buon pomeriggio, buon pomeriggio a tutti e a tutti, che bello vedere questa piazza così piena ad accogliere il secondo appuntamento di questo Agosto De Gasperiano. E per noi è sempre un piacere, un'emozione venire a Borgoval Sugana perché lo sapete questo è un luogo eh, che per chi parla tutti i giorni di Alcide De Gasperi ha un un posto particolare, una funzione particolare, il paese d'adozione dello statista dove visse i momenti forse più lieti della sua biografia. E per me è un piacere e eh, anche un onore tornarci per portare qualche contributo al pensiero. Alzide De Gasperi nel suo primo discorso pubblico all'alba del 1900 raccomandava a chi lo ascoltava e a chi come lui Voleva mettersi in cammino per il bene comune di non accontentarsi di fare, ma di studiare, di studiare molto, perché non basta la voglia di fare, a volte serve farla guidare da buone idee e da questa parola grande che oggi ci accompagna nel pomeriggio, la cultura. Ma eh, prima di calarci, eh, grazie al nostro ospite che tra poco... E vi presenterò ma che ben conoscete in eh, questo bel pomeriggio insieme un grande ringraziamento lo voglio dare eh, a tutti i nostri partner e oggi in particolare al comune di borgo valsugana e c'è qui alle mie spalle il sindaco enrico galvan enrico grazie che ogni anno confermate la vostra, il vostro sostegno alle nostre iniziative e quest'anno ci avete Permesso di essere qui in questa piazza che non solo si chiama Alcide De Gaspere, ma una piazza così bella e così sembra fatta apposta per accogliere eventi di questo tipo, come spesso peraltro fate, e siamo onorati a di farne parte anche noi. Grazie, Enrico. Grazie, grazie Marco. Do il benvenuto a tutti voi, do il benvenuto in particolare al nostro ospite, dottor Zanchini, che ci parlerà questa sera di, di cultura. Voglio ringraziare la Fondazione De Gasperi per aver continuato in questo percorso nel quale anche il comune di Borgo vuole essere parte di questo tassello in cui è fare approfondimenti, fare appunto cultura, conoscere, approfondire tante tematiche diverse però che hanno tutte uno stesso Filo conduttore, quello di poter approfondire al meglio quello che ci sta intorno, quello che è il mondo contemporaneo. E penso che quando ho visto anche il titolo che hai scelto, che avete scelto per la, per la relazione di questa sera, eh, devo dire che mi ha fatto non piacere, ma di più. Perché eh, parlare di cultura è sempre importante, è fondamentale, ma non è mai difficile come lo è in questi anni, perché da amministrazioni, come amministrazioni comunali, anche si fa fatica a capire come promuovere la cultura, come renderla fruibile, perché come ci dirà anche poi il professor Zanchini, adesso è fruibilissima, però allo stesso tempo è fluidi, troppo fluida, nel senso che non si riescono ad avere quelle percezioni, quelle continuità, quella... Quello che dovrebbe anche essere il ruolo della cultura, c'è cioè quindi anche una, una creazione di una, di una formazione personale. E quindi è importante approfondire, capire quali possono essere le strade del futuro anche sul mondo della cultura e come le amministrazioni, anche le amministrazioni comunali, oltre che quelle provinciali e nazionali, che ruolo devono ritagliarsi in questo. E secondo me è importante approfondirlo, capirlo e grazie insomma a chi. Con la cultura vive nel modo positivo insomma, e trasmette, ho visto insomma, tanto, tanto piacere delle, delle persone che la volevano conoscere perché apprezzano tanto il lavoro che, che fa tutti, tutti i giorni. Insomma. Quindi, grazie a voi per essere qui, grazie ancora alla Fondazione De Gasperi per aver portato Borgo ancora l'agosto De Gasperiano e buona estate a tutti. Grazie. Grazie Enrico. E come qualcuno di voi certamente saprà, l'Agosto De Gasperiano quest'anno, eh, come ogni anno, ha scelto di costruire il suo percorso intorno a un'idea, intorno a una parola in questo caso, eh, la parola inquietudini, e cercando di tematizzare l'idea eh, del nostro tempo come di un tempo... Eh, Vive l'inquietudine, che vive la ricerca di traguardi, di mete, eh, che fatica a intravedere. Ed ecco come nell'immagine da cui ci facciamo guidare ci sentiamo un po' come dispersi in un mare fattosi minaccioso, un mare a cui avevamo affidato grandi promesse lasciando le sponde del Novecento verso un futuro eh, che ci prometteva appunto tanto. E che adesso però non si fa più trovare, e per cui di futuro parliamo molto ma il futuro che vogliamo, descriverlo fino in fondo, ci risulta molto difficile. I nostri incontri vogliono essere un'occasione per provare a liberare in volo, come facevano i marinai del passato, eh, degli uccelli che ci mostrino la strada verso un approdo, verso la terra, andare oltre le nubi per vedere dove, verso dove possiamo metterci poi a remare. Quando si perdevano i marinai facevano così. Se l'uccello poi tornava, voleva dire che la Terra era molto lontana e quella non era una buona direzione da seguire. Se invece non tornava, voleva dire che c'era speranza. Noi siamo sicuri che speranza ce n'è, ma c'è anche bisogno di buttare il pensiero un po' oltre il presente, un po' oltre le nubi che forse fanno paura e fanno voglia di restare chiusi nella barca, ma così eh, al futuro non ci si arriva. E la serata di oggi, il pomeriggio di oggi tocca un tema che ci sembrava fondamentale affrontare il futuro della cultura. A cosa ci serve la cultura? Una parola difficile, una parola bellissima, una parola che tutti penso mettiamo tra le parole importanti, ma che poi spesso ci sfugge tra le mani, presi come siamo a seguire mille informazioni, mille contenuti, bisogno di essere costantemente aggiornati. E senza mai avere poi il tempo di fermarsi a entrare nelle cose. E sono davvero felice che una riflessione su questo tema qui a Borgo Sugana lo possa portare Giorgio Zanchini, che ringrazio davvero di cuore di aver accolto il nostro invito, non solo perché, e ce l'avete dimostrato in queste settimane, e chi porta la cultura al pubblico con lo stile che Giorgio Savere sa si fa voler bene e ce l'avete dimostrato e questo dà anche fiducia, dà anche speranza. E... Ma poi Giorgio non è solo una persona che racconta cultura in radio in televisione, ma è una persona che sulla cultura si interroga, studia, approfondisce. Ha scritto libri molto belli che trovate peraltro in fondo a questa piazza. Il problema della cultura se lo pone tutti i giorni, se lo pone in maniera molto seria e sono molto felice che oggi lo ponga anche qui con noi e ci guidi in questo viaggio tra le onde alte della cultura del nostro tempo. Grazie Giorgio. Dico due parole in piedi, poi mi vorrete perdonare A perché mi sono tolto la giacca, B perché parlerò da seduto. Io volevo innanzitutto ringraziare Marco, il sindaco, e tutti voi per la presenza qui stasera, e francamente non mi aspettavo, insomma, conoscevo anche la, oramai la, la qualità dell'Agosto De Gasperiano, la qualità degli ospiti, ora non voglio mettermi in quella lunga teoria di ospiti che avete invitato in tutti questi anni, ma insomma non mi aspettavo così tanta gente, io in fondo per una vita ho fatto un'onesta... Carriera di conduttore radiofonico, però la radio diciamo, porta un pubblico molto più piccolo della televisione. Ora su questo magari potremo riflettere dopo questo mio breve discorso. Ma insomma sono onorato, inorgoglito, anche un po' intimidito per, per l'affetto con, con il quale insomma, mi avete accolto. Molte persone poi hanno, hanno speso delle parole molto generose nei miei confronti. Eh, però sono inorgoglito anche per essere in, questa, in questo luogo e per dare il nostro. Il mio, almeno personale, piccolo omaggio a uno dei pochi grandi statisti che questo nostro povero paese ha avuto e che in fondo ancora adesso è una bandiera di un magistero politico, di esempio esistenziale, insomma è un modello secondo me un po' irripetibile, mettiamola così. Le riflessioni che mi ha affidato la Fondazione sono francamente troppo ambiziose perché la parola, è, anzi la, la frase che dai là a questo mio intervento esiste la cultura, che è una, insomma, una questione gigantesca, e poi il sapere, anzi il futuro del sapere nel mondo interconnesso, che è in effetti un tema, lo diceva bene Marco, sul quale io mi interrogo molto nella mia professione quotidiana, insomma alla radio, in televisione, anche in quei tentativi di ricerca e studio che ho provato a fare nel corso degli anni, e che vorrei condividere con voi in questo tardo pomeriggio. Ora, io mi sono preparato un, un discorso, cercherò però di essere il meno noioso possibile, quindi non, non leggerò riga per riga, ma insomma salterò e cercherò di toccare i nodi che mi sembrano più urgenti per provare a rispondere alle domande che ci siamo posti, che la Fondazione ha, ha posto nell'incontro di questa sera. So che poi alla fine di questi 45 minuti più o meno sarà la durata del mio intervento, è previsto un colloquio. Che, che è sempre la parte che mi diverte anche di più, perché mi vengono rivolte le più strampalate le domande, soprattutto su Augias, Quindi sono pronto, sono pronto a rispondere su tutto su, su Corrado. Quindi... So che la parte finale è quella più movimentata, spero di non annoiarvi troppo in questa parte iniziale, ma insomma sono pronto anche per la parte conclusiva. Quindi grazie ancora davvero per, per l'invito, io ne approfitto per sedermi e cominciare queste brevi riflessioni su questo grande tema e poi una chiacchierata con voi. Vediamo se mi sentite con la stessa chiarezza, mi pare di sì. Io poi, in teoria, lavorando alla radio da più di vent'anni, dovrei sapere come si usa un microfono. Però insomma, mi sembra che si senta, si senta bene. Allora, dicevo poco fa che il titolo che mi è stato affidato per questa riflessione è ambiziosissimo: cioè esiste la cultura nel mondo di oggi e comincio a introdurre degli elementi di riflessione nel mondo. Della connessione costante nel mondo dei telefonini, nel mondo dei video, nel mondo di TikTok, nel mondo della distrazione. Ecco, che ne è oggi della cultura in un mondo che è completamente diverso da quello, vedo molti miei coetanei in questa piazza, che abbiamo conosciuto noi, con il quale si è formata la nostra generazione, che è davvero abissalmente distante da quella, vedo anche delle presenze più giovanili, che invece frequentano ogni giorno i giovani. Che, hanno, che crescono in un mondo che è completamente diverso da quello che abbiamo, che abbiamo conosciuto noi. Per me è molto difficile provare a rispondere alla domanda: esiste la cultura, liberandomi di quello che faccio ogni giorno, cioè di quello che faccio alla radio, di quello che faccio in televisione? Quindi, le riflessioni che adesso proverò a sviluppare sono tutte, diciamo così, intessute di questo rapporto stretto che c'è, secondo me, tra l'informazione e la cultura. Io poi proverò diciamo, a depurare. L'interrogativo esiste la cultura da un eccesso di riflessione o di esperienza sull'informazione, il giornalismo, che poi, come sapete, insomma, è quello che faccio. Però parto invece da quello che mi sembra stia accadendo all'informazione per poi provare a capire quello che sta accadendo alla cultura. E anche poi, sulla, lo diceva bene Marco, il direttore della Fondazione, è, è poi interessante interrogarsi su che cosa sia la cultura, che cosa significa la cultura oggi nel mondo della rete. Nel mondo diciamo post-rivoluzione culturale. E lo dicevo: tradisco subito quindi questo mio tentativo di separare i due campi e parto da quello che sta accadendo all'informazione. Parto tra l'altro da quello che ho letto pochi giorni fa su un sito di informazione che non so chi di voi conosca o legga, che è stato fondato, che ne so, un paio di mesi fa, che si chiama Semafor Semafor. È stato fondato da un giornalista americano che si chiama Ben Smith, che è un po' il paradigma del giornalista americano di grande qualità che ha attraversato tutte le rivoluzioni degli ultimi vent'anni, perché lui ha fondato questo sito di informazione appunto un paio di mesi fa, ma è stato il caporedattore di BuzzFeed, che è un sito di informazione che è stato molto importante all'inizio degli anni 2000, è stato un editorialista del New York Times, quindi della stampa più tradizionale, è stato l'amministratore delegato di Bloomberg News, quindi una grande agenzia di informazioni che si scrive su Semafor una settimana fa. E questo mi sembra anche interessante per capire, perché gli Stati Uniti spesso anticipano quello che succede da noi in Europa e anche da noi in Italia, le elezioni americane del 2024, che saranno immagino a dir poco burrascose, le elezioni del 2024 sono già state definite le prime elezioni dell'era mediatica della frammentazione. E qui aggiungono una considerazione secondo me molto interessante. Allora, ogni elezione americana, scrive Smith su questo sito Semafor, degli ultimi decenni è stata segnata dall'affermazione di un mezzo di comunicazione. La CNN, per chi ha più anni dietro le spalle lo ricorderà, la CNN nel 1996, Fox News nel 2000, ABC in particolare con una trasmissione politica nel 2004, politico che è un sito peraltro che si è affermato anche in Europa, perché c'è politica Europa molto attento alle questioni politiche europee. Nel 2008, i social media nel 2012, Facebook nel 2016 e i grandi giornali americani, in particolare il Washington Post e il New York Times nelle elezioni del 2020, quando dopo la vittoria di Trump nel 2016, la stampa americana tradizionale acquisì lettori, abbonati, attenzione e prosperò moltissimo e contribuì, credo, anche a far vincere Biden nelle elezioni del 2020. Oggi, ci dicono gli studiosi americani, ma insomma anche gli osservatori comuni, lo, lo vedo anch'io come giornalista italiano, diciamo, molto lontano da lì. La, I media cosiddetti mainstream, cioè quelli, le grandi televisioni, i grandi giornali, sono in difficoltà. La televisione via cavo, che in America è molto forte, al contrario che da noi, è in difficoltà. I grandi giornali, i due ai quali facevo riferimento, il Washington Post e il New York Times, non acquisiscono più tutti quegli abbonati e tutti quei lettori che avevano negli anni alle nostre spalle. Facebook, questo è molto interessante, si è tirata fuori dal mercato delle news, dell'informazione e della politica, e Twitter, come sapete, dopo l'acquisto di Musk, si sta ristrutturando. L'audience delle grandi piattaforme sta migrando verso uno sciame di piattaforme medio-piccole eh, fatte di podcaster, perché il podcast è la vera grande novità degli ultimi anni e magari su questo dirò qualcosa più avanti perché secondo me, soprattutto per uno che ha passato la vita nella radio e nel sistema audio, è davvero un'esperienza centrale. Youtuber ehm, eh, trasmissioni radiofoniche ascoltatissime negli Stati Uniti con delle audience che noi in Italia ci sogniamo, ma il dato più interessante qual è? Che nelle ultime settimane Biden, Mike Pence, che ricorderete era il vicepresidente di Trump, quello che forse salvò anche la democrazia il 6 gennaio e si rifiutò di ottemperare a quello che gli chiedeva Donald Trump, o De Santis che è il principale sfidante di Trump, non vanno più. A, essere, a farsi intervistare dai grandi giornali o dalle grandi televisioni americane, ma vanno da podcaster molto famosi, da youtuber molto famosi, da conduttori radiofonici che magari non, non trasmettono nemmeno su una radio tradizionale tipo Radio 1 o Radio 3, quelle nelle quali ho lavorato io, ma su una trasmissione: che, una trasmissione, un fenomeno audiofonico che è soltanto sulla rete attraverso il podcast. Cioè quello che sta succedendo negli Stati Uniti. E che di solito anticipa quello che accade da noi è un'enorme frammentazione. La Casa Bianca, diciamo, chi lavora accanto a Biden già. Ha capito che sta cambiando il paesaggio politico e informativo e si prepara una campagna elettorale che appunto vedrà i candidati, nel caso dei democratici, Biden, nel caso dei repubblicani, vedremo, andare a farsi ascoltare e cercare delle audience che non sono più quelle di ieri. Ma appunto possono essere un conduttore radiofonico, un podcaster molto famoso. L'altro giorno a Radio Anch'io ho intervistato un politologo napoletano molto bravo, si chiama Mauro Calise, che ha studiato molto la rete, quello che accade all'informazione nella rete, e ha scritto qualche anno fa il primo libro che anticipava certi fenomeni politici del nostro paese, si chiamava Il Partito Personale, e raccontava diciamo, da Berlusconi in poi quello che è accaduto nel nostro paese. A un certo punto l'ho intervistato perché c'erano state le ultime elezioni amministrative come sapete sono andate male per il Partito Democratico guidato da Elish Line. E quindi, Parte di quella sconfitta è stata attribuita alla neo segretaria del Partito Democratico. E Calise mi ha risposto, secondo me, con un'osservazione piuttosto interessante, perché mi ha detto: Guardate, non fate l'errore prospettico di pensare che l'opinione pubblica italiana sia formata dal Corriere della Sera e dal TG1, perché non è così. E l'Ashlein, che lavorò negli inizi della sua carriera politica, come forse qualcuno di voi saprà o ricorderà, nella campagna elettorale di Obama 2008 e vide che cosa significava una campagna elettorale e informativa, mediatica, dal basso, sui social media, con piccole donazioni, sa benissimo che oggi l'opinione pubblica italiana sta altrove, è molto più frammentata, quindi la frammentazione che in parte già intuiamo e conosciamo, perché se pensate alla televisione generalista, io poi lavoro nella televisione generalista, ma vi do solo un dato, 30 anni fa, 20 anni fa, il 95% di noi italiani guardava canali generalisti nel corso della giornata, soprattutto nel prime time, dalle otto e mezzo a mezzanotte. Oggi, se voi andate a vedere il giorno dopo, alle dieci arrivano i dati d'ascolto, il 60, 62, 65% di noi italiani la sera prima ha guardato i canali tradizionali generalisti, perché il resto ha guardato eh, televisioni offerte via streaming, ha guardato Netflix, ha guardato Prime, ha guardato Disney, è andato altrove, oppure ha guardato i canali cosiddetti specializzati, che noi della Rai ad esempio abbiamo ma c'è la Mediaset, c'è la Sky cioè è andata altrove quella frammentazione in parte già la conoscete e la conosciamo negli Stati Uniti questo fenomeno è in fortissima progressione e arriverà anche in Italia però quindi il prim la prima parola che volevo consegnare alla vostra attenzione sulla quale volevo riflettere e magari ne parliamo dopo alla fine di questo mio intervento è frammentazione la seconda è sovrabbondanza chi ha la mia età è cresciuto in un mondo in cui c'erano pochi canali televisivi, quando io ero bambino addirittura le trasmissioni cominciavano, se non sbaglio, alle 5 di pomeriggio, chi è più vecchio di me se lo ricorderà, con quel monos monoscopo, un monoscopo che saliva e cominciavano le trasmissioni, c'era poca offerta radiofonica, soprattutto negli anni 60, inizio degli anni 70, poi si moltiplicò l'offerta, di... c'erano pochi giornali, cioè si sapeva chi era che parlava, chi era proprietario di quei giornali, di quelle televisioni, di quelle radio, poi c'era il servizio pubblico, insomma il campo era quello della scarsità mediale. Oggi noi non soltanto siamo in quello che gli studiosi definiscono un campo di ricchezza di offerta mediale, ma di sovrabbondanza di offerta mediale. Cioè noi oggi abbiamo addirittura la difficoltà di orientarci e scegliere di fronte a una quantità sterminata di siti di informazione, di televisioni, di radio di podcast che stanno tutti nella rete, sulla rete e ai quali ci abbeveriamo e dai quali ci abbeveriamo attraverso quello strumento, il telefonino, che è il vero simbolo della nostra contemporaneità. E su questo vorrei provare a soffermarmi. Insomma, comincio a mettere alcuni punti fermi. Frammentazione e sovrabbondanza, che senz'altro riguardano l'informazione. Ma la domanda che io mi sono posto in questi anni, e che giro a voi, insomma, che credo sia interessante approfondire, si applicano anche alla cultura? Cioè, la sovrabbondanza e la frammentazione sono, riguardano anche la cultura e l'offerta culturale? O invece la cultura è qualcosa di un po' diverso dall'informazione? E qui dobbiamo cominciare però a intenderci. Che cos'è la cultura? Faccio un brevissimo escursus per chiarirci su questo concetto. Allora, il concetto di cultura, la parola cultura è molto cambiata nel corso del Novecento, è stata decostruita, si è sfarinata, però grosso modo si danno due accezioni di cultura, gli antropologi soprattutto ce l'hanno insegnato, che sono più o meno le seguenti e cito testuale. La prima, che è quella ristretta, cito uno studioso per tutti e si chiama Marco Santoro, e che è la seguente, ci si riferisce per cultura, con il termine cultura, alla sfera delle attività artistiche e intellettuali, che presuppongono ingegno e coltivazione, e invece una seconda accezione più ampia, che è quella degli antropologi, che è quella secondo me più corretta, che è la seguente, perché riguarda anche il modo in cui ci vestiamo, come mangiamo, la cultura enogastronomica, la cultura materiale, anche di borgo, e che è l'insieme di atteggiamenti, norme, valori, credenze, rappresentazioni di collettività umane e come tale è presente in tutti i gruppi e in tutti gli strati sociali. Gli antropologi in questo, allora, in Satuzzo, se voi leggete un manuale di antropologia troverete almeno 150-200 diverse definizioni di cultura. Ma alla fine anche loro, in uno sforzo di sintesi, dicono due cose: esistono due famiglie per definire la cultura. La prima, quella elitaria, etnocentrica, degli umanisti, che è appunto quella che dice la cultura è il meglio che, siamo, che il nostro ingegno riesce a produrre, e quindi le espressioni artistiche, l'espressione le della cultura in senso tradizionale. E noi italiani, che siamo molto legati a una visione tradizionale della cultura, spesso prendiamo questa accezione e una seconda invece che riguarda le pratiche e le conoscenze collettive. Che secondo me è quella più corretta, tra l'altro più democratica, più trasversale, in ultima analisi più giusta. Ecco l'ulteriore domanda che, che volevo farmi è: se noi prendiamo questa seconda accezione, quindi cultura è veramente tutto: il modo in cui stiamo assieme. Non possiamo negare che quelle caratteristiche di cui parlavo poco fa, cioè frammentazione e sovrabbondanza, facciano parte anche del nostro universo culturale perché la cultura della comunità è costruita dall'ambiente nel quale la comunità vive. E qual è l'ambiente nel quale viviamo noi oggi? È un ambiente fortissimamente digitale, nel quale ognuno di noi ha in, ha in tasca un telefono che gli permette di accedere a cioè, più o meno a tutti i saperi del mondo sostanzialmente gratis, senza barriere di accesso. Quindi è un mondo molto diverso da quello che abbiamo conosciuto noi più vecchi, noi nel corso del Novecento. È quella che viene definita l'esplosione dei saperi, determinata appunto dall'informatizzazione, dalla rivoluzione digitale, dalla globalizzazione e in parte da processi sacrosanti di democratizzazione. Allora, quello che mi sembra il punto più importante per tutti noi, anche per la qualità della democrazia, è come si trasmettono i saperi oggi? Come si trasmette il sapere oggi? E per sapere io intendo sia l'informazione, sia il sapere più tradizionale, quello che impariamo a scuola. Come si trasmettono oggi? Qui secondo me bisogna fare una distinzione importante: una divaricazione. Allora, partendo comunque da quell'assunto, da quell'assioma dal quale sono partito anch'io, e cioè la rivoluzione digitale ha cambiato tutto. Chi è nato dopo il 1980 è già. Parte di quella che gli studiosi vengono definiti, che definiscono la generazione delle reti. I nativi digitali, anzi, anzi quelli che oramai nati dopo il 2000 sono i nativi digitali, quelli che crescono dentro a un ambiente digitale. E quindi non hanno visto, come noi più vecchi, la trasformazione da un mondo analogico legato alla carta stampata e al libro, a un mondo invece in cui l'ambiente digitale domina anche la trasmissione dei saperi. Se questo accade, e è accaduto oggettivamente, noi non possiamo far finta che non abbia un impatto sulla cultura, sulla nostra cultura, sul modo in cui noi ci informiamo e ci formiamo. E allora, secondo me, il passaggio ulteriore, anzi la specificazione ulteriore che vorrei consegnarvi è la seguente. La rivoluzione digitale, che è ovviamente la causa generante di tutto quello che noi stiamo vivendo, del fatto che è aumentata la nostra distrazione, che facciamo fatica, ora voi siete generosi, state qui a ascoltare una persona che parla per quasi un'ora senza distrarvi, senza guardare il telefono, ma se io di fronte a me avessi dei ventenni, probabilmente farebbero molta più fatica ad ascoltarmi senza avere lo smartphone aperto di fronte a loro e a guardare le notifiche che in quei minuti, e si calcola che ogni italiano, ogni occidentale guardi il proprio telefono ogni 5-7 minuti, cioè la nostra capacità di concentrazione, la nostra verticalità appunto nell'accedere ai sapete è stata rivoluzionata negli ultimi 20, 25, 30 anni. Questo cosa provoca? Nel campo dell'informazione dei fenomeni è un impatto enorme, che tra poco riassumerò, ma nel campo della cultura che cosa ha provocato? E qui secondo me bisogna introdurre una biforcazione. Il giornalismo è stato, uso una parola forte, devastato dalla rivoluzione digitale. Ora voi avete di nuovo, insomma, insisto forse persino un po' troppo su questo elemento anagrafico, però immagino che qualche, alcuni di voi tutt'oggi comprino il giornale di carta tutti i giorni. Io quando insomma, ho degli incontri nelle classi, nelle università o nei master di giornalismo e chiedo ai ventenni, ai venticinquenni chi di loro compra il giornale di carta stampata, non si alza nessuna mano. Nessuno giovane o quasi nessuno compra più un giornale cartaceo. È un modello considerato superato da loro, lo stanno altrove. Ma su questo poi tornerò perché c'è quella utile metafora che ha usato Alessandro Baricco qualche anno fa: dei barbari, dei nuovi barbari, dei neobarbari e invece dei tradizionalisti, dei nostalgici, perché questo è un punto, è un punto importante. Allora, mentre nel Novecento l'informazione era gestita da pochi persone, giornali, televisioni, controllata dagli editori, oggi non è più così. Oggi in quello che si chiama il mondo flusso. E cioè, quelle 24 ore di connessione totale che noi, dentro al, alla quale noi entriamo attraverso i nostri telefoni. Noi cerchiamo notizie, cerchiamo relazioni, acquisiamo notifiche dalle fonti più disparate, ma immettiamo notizie, immettiamo informazioni, immettiamo contenuti. Siamo noi stessi adesso a definire i percorsi dell'informazione. Ve, ve lo dice un giornalista, io mi rendo conto che rispetto a 30 anni fa, anche a, a Radio Anch'io. A Radio Anch'io, 25 anni fa, la trasmissione era costruita da noi e aveva un percorso che noi conoscevamo il giorno prima. Sapevamo che saremmo andati da un punto A a un punto Z, con degli ospiti che prefissavamo il giorno prima e non c'erano grandi dev deviazioni. Oggi, durante la trasmissione, io ho una quantità di impulsi che arrivano dalla rete che cambiano il corso della trasmissione. Cioè, i WhatsApp audio, che ad esempio, noi proviamo a mettere all'interno della trasmissione. Mi fanno riorientare nel corso della trasmissione il percorso della trasmissione stessa. Oggi la trasmissione è molto più costruita anche dal pubblico, perché il percorso dell'informazione non è più definito come lo era nel Novecento. Non a caso gli editori sono in crisi, perché ognuno di noi ha la possibilità di accedere non tanto ai saperi, perché sui saperi arriverò tra poco, ma di accedere all'informazione di nuovo, quasi gratuitamente o gratuitamente, liberandosi dei vecchi filtri. Sono io stesso che ho la convinzione o forse l'illusione di essere colui che cerca le notizie che vuole, non sono più gli altri, coloro che detengono il potere informativo, a impormi le notizie che io leggo, ricevo, ascolto, guardo. No, sono io a essere attivo. Questo è secondo me vero, liberatorio, emancipatorio, democratico, ma comporta anche una serie di rischi sui quali magari rifletteremo assieme, assieme più avanti, però questo ha fatto deflagare il campo dell'informazione. I giornali italiani sono tutti in crisi. Quando io ero ragazzo Repubblica e Corriere della Sera vendevano 6-700.000 copie. Ora Repubblica arriva a stento a 70.000 copie in edicola ogni giorno, cioè un decimo di vent'anni fa. Corriere della Sera è l'unico giornale italiano, o quasi, sì, mi pare l'unico che in edicola venda più di 100.000 copie. Oggi in Italia si vendono poco più di un milione e mezzo di copie al giorno. Negli anni 90, all'inizio degli anni 90, stavamo quasi a 7 milioni, 6 milioni e mezzo. La carta stampata è stata deflagrata dalla rivoluzione digitale, ma sono stati colpiti in maniera pesantissima tutti gli editori che faticano moltissimo per, i, per, per le ragioni che vi dicevo. La rivoluzione digitale che ha distrutto il mondo e gli assetti che conoscevamo nel Novecento e inferto all'informazione come la conoscevamo. Io non sto dando giudizi valori, non so se fosse meglio ieri o se sia meglio oggi, in ultima analisi penso che sia meglio oggi, ma magari su questo ragioneremo di più. Però ha fatto mutare in maniera radicale il modo in cui noi ci informiamo rispetto al modo in cui ci informavamo nel Novecento. Ma la domanda ulteriore che tocca di più il tema della cultura è l'altro oggetto principe del modo in cui noi diciamo, ci informiamo e formiamo, cioè il libro, quanto è stato colpito dalla rivoluzione digitale? Questa è una domanda secondo me importantissima perché poi noi quando parliamo di cultura parliamo naturalmente anche della mostra di Rovereto al Marto, di una mostra a Trento, di questo incontro qui tutti assieme, è un incontro in cui ragioniamo assieme in una piazza, eh, in cui appunto condividiamo delle idee. Questo è ovviamente un momento di condivisione e partecipazione culturale, come lo è una mostra, come lo è un bel film che stasera magari vi guardate nel luogo più diverso, una piazza o nella vostra casa guardando su, su streaming su Netflix magari un bel film. Certo che quella è cultura, però la cultura per come la intendiamo noi è soprattutto trasmissione di saperi e il libro è stato l'oggetto che ha segnato per insomma, il mondo per secoli, insomma da Gutenberg in poi in maniera di massa o relativamente di massa la trasmissione del sapere. Ecco, la rivoluzione digitale che cosa ha fatto al libro? Questo secondo me è un capitolo interessantissimo perché 30 anni fa, me lo ricordo perché un po' me ne occupavo, si pensava... Che il Kindle, diciamo così, gli supporti tecnologici, elettronici avrebbero ucciso il libro Cartaceo. In realtà chi insomma uno delle grandi intelligenze di questo Paese espresso negli ultimi 50 anni, Umberto Eco, l'aveva capito subito perché aveva detto: guardate che il libro è un oggetto insuperabile, è troppo comodo, è troppo dal punto di vista fattuale, materiale, portabile in tasca, è economico, è utile è fatto bene, è costruito bene è come il cucchiaio, è come il canocchiale, è come quegli oggetti che alla fine sono insostituibili. E aveva ragione lui, perché se la rivoluzione elettronica, la rivoluzione digitale ha decostruito, fatto deflagrare l'informazione, con il libro questo processo non è, non è accaduto. Io ora non voglio rompervi le scatole e farvi alzare la mano, insomma fare un, una specie di domande e risposte, però so, intuisco dai dati, che mentre anche voi, oramai, insomma coloro che comprano tutti i giorni un giornale cartaceo siano una minoranza, quelli che leggono i libri su formato elettronico sono una minoranza, si pensava che avrebbero soppiantato i libri normali e invece no, perché? Perché mentre sull'informazione il, il dispositivo elettronico, dallo smartphone al tablet, al computer, ti dà veramente l'accesso a un mondo e, e arricchisce l'informazione. La migliora, se possiamo dire così. Il libro elettronico non migliora il libro cartaceo. Che contenuti in più vi dà rispetto al libro cartaceo? Pochi o nessuno. Un tempo si pensava sto leggendo guerra e pace, sto leggendo Anna Karenina. A un certo punto ci sta la, la povera Anna che si butta sotto al treno, faccio vedere, mentre sto leggendo col dispositivo elettronico, un pezzo del film su Anna Karenina in cui si vede la scena. Ma vi arricchisce? No. E infatti chi lo fa? Non si è data questa rivoluzione nel campo del libro, cioè il libro è stato cambiato nella sua filiera, cioè i librai sono in difficoltà, ma adesso gli editori guadagnano persino di più di vent'anni fa, perché insomma, tramite Amazon, sul quale i giudizi possono divergere molto, ma insomma... Attraverso Amazon io posso sapere benissimo come sta andando il libro, quanti libri ordinare, si è ristretta la filiera, c'è un anello debole in questa catena della filiera del libro che è quello dei librai tradizionali ed è una perdita grave, eh. io non, non so se a Borgo ci sia una libreria, e guardo il sindaco, eh, spero di sì, diciamo così, quindi mi faccio di sì, però ci sono tante città medio grandi in Italia dove non c'è una libreria, non c'è più una libreria e questo deriva anche dalla rivoluzione di Amazon. Perché obiettivamente Amazon è funzionale, il libro ti arriva quasi subito, immagino che anche qui molti dei lettori che andavano prima in libreria si facciano arrivare il libro da Amazon. E però la rivoluzione digitale non ha trasformato il libro come oggetto di trasmissione dei saperi, è però successo qualcos'altro e questo mi sembra molto interessante. È forse il passaggio sul quale vorrei soffermarmi con, con maggiore attenzione. La cultura contemporanea, la cultura digitale, e di nuovo parla una platea diciamo, di età medio-alta, della quale faccio parte anch'io. Si è formata con una specie di gerarchia, non una specie, con una gerarchia che metteva il libro e la trasmissione del sapere attraverso la lettura concentrata al vertice. Oggi non è più così. Oggi in realtà leggiamo in, in, in vari modi. Leggiamo su schermo, molto più che su. Carta stampata sul quotidiano, in parte anche con i libri perché il libro, come vi dicevo, resiste, però si legge sempre più su schermo. Si legge in maniera molto più distratta rispetto a ieri: nel senso che, come vi dicevo, mentre leggiamo, guardiamo il computer, guardiamo il nostro dispositivo elettronico, facciamo altre cose. Ecco, il punto è questo: facciamo altre cose. È una lettura più distratta rispetto a quella del Novecento. Cosa comporta questo? Ancora non lo sappiamo in maniera diciamo pacifica o definitiva, ma ci torno. Però è importante questo passaggio perché la pratica della lettura sta cambiando. Leggiamo meno? È difficile dire se leggiamo meno, perché la vendita dei libri più o meno è statica negli ultimi anni in Italia. Me, leggono meno le generazioni delle re, della rete, cioè quelli nati dal 2000 in poi. Io ho figli adolescenti, lo vedo. Faccio una fatica enorme a convincerli della bellezza della lettura, di che cosa si perdono senza leggere un romanzo. Ma io le vedo, mentre leggono hanno il telefonino o il tablet accanto a loro, sono continuamente distratte da una notifica di TikTok, sono continuamente distratte da una notifica di, da un WhatsApp, stanno continuamente nelle mille chat di cui fanno parte. Quell'esperienza, diciamo anche solitaria, se volete persino noiosa, che molti di noi hanno conosciuto in gioventù, si sta erodendo si sta erodendo. Questo credo che sia un dato. Però non dobbiamo nemmeno drammatizzare quello che sta accadendo, perché su questo ci sono molte cose da dire. Sta cambiando, questo sì. Però quando un medium, e il libro è un medium, è un mezzo di comunicazione naturalmente, ne sostituisce un altro o si afferma sul mercato, non necessariamente fa morire gli altri, le altre abitudini o pratiche di acquisizione di saperi. In fondo quando è arrivata la televisione si pensava che la, che la radio sarebbe morta. Non è morta la radio. Allora, da Platone in giù, quando Platone Platone, ad esempio, teorizzava la superiorità della cultura orale rispetto alla cultura scritta. Poi gli esseri umani sono elastici, hanno fatto convivere le pratiche e infatti è stato così per secoli. Quando è arrivata è arrivato Gutenberg e la rivoluzione della stampa. Molti hanno temuto da un lato che la diffusione presso strati sociali che non leggevano avrebbe abbassato l'offerta culturale, ma che avrebbe abbassato la concentrazione della trasmissione dei saperi tradizionali. Non è stato così. Quando è arrivata la televisione abbiamo avuto lo stesso timore: anzi, quando è arrivata la radio, prima, quando è arrivata la televisione abbiamo pensato che la televisione avrebbe ucciso alcune pratiche culturali. La lettura o l'ascolto radiofonico non è stato così. Quando è arrivata la rete, che forse di tutte queste rivoluzioni, la rivoluzione di internet e digitale, è la più, diciamo,. Impattante, la più deflagrante secondo me, abbiamo avuto il timore e abbiamo ancora il timore che avrebbe cambiato il nostro abito mentale, le nostre strutture mentali. Forse lo sta già facendo, però non bisogna essere pessimistici. Ma di nuovo tornerò su questo perché ho dei dati anche da fornirvi, secondo me interessanti. E però la preoccupazione resta se noi oggi facciamo grande fatica a stare due ore a leggere un libro senza essere continuamente interrotti e distratti qualcosa si perde. Però, e qui cito, secondo me, di nuovo, citerò due o tre autori e anche un paio di libri e secondo me sono bellissimi, una studiosa americana che si chiama Marianne Wolff, che ha scritto un libro che si chiama Proust e il Calamaro. E a un certo punto in uno di questi libri dice la seguente frase, perché il libro elettronico non ha sostituito per ora, ma non lo farà, di questo sono convinto, il libro cartaceo? Perché non è la forma libro... E questo sintetizza quello che ho detto sinora, quello in cui il digitale riesce a esprimersi pienamente, proprio perché la complessità del digitale può portarci molto lontano dalla testualità che è ospitata nei libri. E qui lei introduce il tema e la preoccupazione della distrazione, cioè, che cosa accade se noi perdiamo la capacità di prestare attenzione a un testo scritto? Oggi. Sono uscite molte ricerche e Giovanni Solimine, che è uno studioso di lettura e di biblioteche con il quale ho fatto un paio di ricerche e tra poco ne pubblica una, sta cercando di capire che cosa accade ai nostri cervelli quando leggiamo su schermo invece che su carta e quando testuale leggiamo con le orecchie. Che significa leggere con le orecchie? Oggi il fenomeno più interessante è quello degli audiolibri e del podcast, anche per il mercato, eh? cioè tutti i grandi editori a cominciare da Spotify, stanno investendo moltissimo sugli audiolibri e sui podcast, perché molti di noi adesso i libri li leggono ascoltandoli. Che cosa accade? Ora gli studiosi si stanno interrogando, che cosa accade ai nostri cervelli se noi invece di leggere come abbiamo fatto fino alla rivoluzione digitale leggiamo su schermo o leggiamo con le orecchie? E qui le ricerche sono interessantissime e non particolarmente preoccupanti, questo lo dico subito. Così come l'altro ieri mi è arrivato un libro del Molino appena pubblicato, di uno studioso che si chiama Paglieri, che si chiama Concentrarsi. Che smentisce moltissimi dei luoghi comuni. Se ci sono dei ragazzi, è confortante per loro, che noi tendiamo a dire ai nostri figli e ai nostri nipoti, e cioè siete degli ignoranti. Siete troppo distratti, siete incapaci di concentrazione, il cosiddetto multitasking sta uccidendo il modo in cui vi formate. È difficile fare delle affermazioni certe su questo perché bisognerebbe chiedere ai professori universitari che vedono le varie generazioni che si formano e quanto sono preparati rispetto al mondo che li circonda. Però in realtà il multitasking, il multitasking è sì rischioso, ma è un luogo comune dire che un giovane oggi sia, fra mille virgolette, più ignorante, meno preparato meno attrezzato per il mondo di quanto non lo fossimo noi, è un luogo comune, perché le ricerche non ci dicono questo, perché dipende dal modo in cui si studia, dipende dal modo in cui si è formati, dipende dal modo in cui si viene istruiti, dalle agenzie primarie, quindi la scuola e la famiglia, ma su questo ovviamente tornerò perché secondo me è il punto più importante di tutti. Ma la preoccupazione resta, cioè è un sapere orizzontale mentre leggo faccio mille cose, quindi sono aggiornatissimo su tutto quello che è accaduto, ma riesco poco a concentrarmi, ad esempio, sul perché è morto da poco Milan Kundera. Milan Kundera aveva scritto, per chi è appassionato della sua opera, un libro bellissimo che si chiama I testamenti traditi, mi pare, una riflessione sul romanzo, in cui a un certo punto dice, ci sono due o tre pagine su Anna Karenina bellissime, perché ci dice, guardate, che la letteratura contemporanea, la letteratura moderna, nasce nel momento in cui Anna Karenina si butta sotto al treno perché dice Kundera noi, no, noi non sappiamo Anna Karenina non sa e Leone Tolstoi non sa perché Anna si butta sotto al treno quella è una decisione che è frutto di mille delusioni, frustrazioni il comportamento del conte Vronsky insomma, però in quel momento nasce la letteratura contemporanea o moderna perché Tolstoi ci sta dicendo io dentro la psico dentro la testa umana non riesco a entrare. La decisione di Anna è quella che i greci chiamavano un comportamento agito. Cioè lei non è nemmeno così consapevole del perché si suicida, perché si butta sotto al treno E noi lettori ipotizziamo molte ragioni, cause, perché, ma è lì il momento, diceva Kundera, in cui nasce la letteratura contemporanea. Quindi è molto difficile entrare nella psiche e dire che la psiche di chi si è formato nel Novecento era più articolata di quella dei giovani che sono anche presenti in questa piazza. È un luogo comune, è sbagliato, è uno stereotipo, perché in realtà le possibilità di accesso ai saperi sono molte di più, però resta la questione. È una società, è un mondo, è un ambiente in cui predomina l'orizzontalità rispetto alla verticalità, la distrazione rispetto alla concentrazione? Diciamo, i più nostalgici di noi potrebbero dire sì e siamo preoccupati. E qui, ad esempio... Si, allora, questo è un, te, è un dibattito che in Italia anche c'è da vent'anni perché i tradizionalisti, gli umanisti italiani, a un certo punto hanno detto: è la fine di tutto. Non bastava la televisione a corrompere diciamo, la cultura e la formazione delle masse, adesso è arrivata anche la rete, che sarà l'azzeramento di tutto con troppe distrazioni con una continua salto da un sito a un altro, da una chat all'altra, questo determinerà la perdita della capacità di concentrazione e quindi in ultima analisi anche della nostra della qualità della nostra democrazia, perché poi essere consapevoli, essere critici, avere spirito critico vuol dire anche appunto stare in una piazza, ragionare assieme, discutere, contestare, criticare, essere Diciamo consapevoli del modo in cui stiamo assieme e del discorso pubblico, del dibattito pubblico nel nostro caso italiano. Però c'è subito chi ha detto quelli un po' più riformisti, quelli un po' più aperti rispetto alle novità, come sempre. Ogni volta c'è una rivoluzione ci si spacca. Eco diceva tra apocalittici e integrati. In realtà, ad esempio, personalmente ho una posizione spero riformista, cioè mediana. Io penso ci siano grandissime opportunità, ma anche grandi rischi. E lo vedo perché mi rendo conto, lo dico anche brutalmente. Che le mie figlie, che hanno 20 anni, a mio avviso, sanno molte meno cose di quante ne sapessi io a 20 anni. E questa è una cosa che mi preoccupa. Ne sanno molte altre, probabilmente hanno dei saperi diversi dai miei. Però hanno letto molto meno di me. E siccome questo è peggio, oggettivamente. Lo so che è difficile dare un giudizio di valore, però secondo me è peggio. Perdono tante cose. Magari hanno visto 150 serie televisive americane, che, che sono un altro modo di diciamo di essere sedotti dalla narrazione, che è un bisogno che gli esseri umani hanno, no? di mettere in una forma narrativa i nostri bisogni, i nostri racconti, i nostri miti. Loro lo fanno ad esempio con le serie, noi lo facevamo con dei romanzi, che so, Guerra e Pace, Anna Karenina, visto il cito Tolstoy, molto complessi, molto articolati. Loro non hanno letto né Anna Karenina, né Guerra e Pace, lo leggeranno mai? Prima io ho, ho, ho citato quel libro di Marianne Wolff che si chiama Proust e il Caramaro. Proust è un libro, un'opera un di 3.000 pagine che oggi non legge quasi più nessuno. E secondo me si perde qualcosa. Si perde tra l'altro una conoscenza del modo in cui funziona la nostra testa, abissale, imparagonabile, impareggiabile. Quindi secondo me la domanda sulla verticalità e l'orizzontalità, sulla concentrazione e la distrazione e la dispersione dobbiamo continuare a porcela. Però inserendo degli elementi, citavo prima Alessandro Baricco. Barbari e antibarbari. Lui scrisse un bel libro che si chiamava I Barbari, in cui Baricco, con la sua solita curiosità intellettuale, diceva basta di avere questo sguardo sospettoso verso quello che sta accadendo, di accusarli di essere dei superficiali, dei navigatori della rete che non approfondiscono mai, che non conoscono la storia. E questo, inciso brevissimo, è un problema. Non so se qui tra voi ci siano degli insegnanti, però, una delle grandi difficoltà che hanno gli insegnanti oggi, soprattutto gli insegnanti di storia, è di Invitare i loro studenti a capire quanto abbiamo bisogno della conoscenza della storia, quanto senza la verticalità della conoscenza storica non capiamo niente del presente. E questo è secondo me uno dei grandi rischi del, del sapere tante cose, del navigare orizzontalmente, ma di non aver voglia di, di verticalità, di conoscere perché. E questo è un tema sul quale discuto sempre con gli amici trentini: su perché qui avete l'autonomia e perché in Veneto no, o perché a Roma no. Perché questo è un tema che senza la conoscenza storica dei processi non capirai mai e ti schiacci solo, e lo dice un giornalista, sull'orizzontalità dell'informazione giornalistica. Ma dicevo, quindi questo è un tema che divide la comunità, non solo degli studiosi, anche sul dibattito giornalistico. Mi ricordo che Scalfari e Baricco litigarono su questo, Scalfari con uno sguardo tipicamente tradizionalista dicendo no, la contemporaneità, scusate la brutalità dell'espressione, è uno schifo, stiamo perdendo tutti i saperi e il modo in cui ci formavamo, i giovani... Saranno molto più poveri della mia generazione. e Baricco diceva no, perché questa è una generazione che devi conoscere prima di giudicare. Devi sapere come loro si informano, il modo in cui si informano, il modo in cui costruiscono partecipazione. Perché la rete è partecipazione. Non ci piacerà il modo in cui si svolge il dibattito su Twitter o su Facebook o su TikTok o su Instagram. Però è una forma partecipativa. Io mi rendo conto che, ad esempio, di nuovo faccio uso sempre questo esempio delle mie figli o delle amiche o gli amici delle mie figlie. Le sanno le cose, conoscono i dibattiti contemporanei. Quello che vedo dal punto di vista delle lacune è di nuovo quando io gli chiedo della guerra in Ucraina, magari sanno tutto fino a ieri, però se gli chiedo ad esempio che cosa accade nel momento della risoluzione dell'Unione Sovietica, loro entrano in difficoltà. Qui lo sguardo nostalgico di chi alla mia età può subentrare e dire, vedete, mancate di verticalità e quindi era meglio il mondo di ieri. E mi fermo. Tutto per, fare un altro, per aggiungere un altro tassello. La trasformazione se, se trasforma appunto, scusate il gioco di parole, l'ambiente nel quale cresciamo, perché cambia il modo in cui ci trasmettiamo i saperi nell'informazione ma anche nella formazione. Perché appunto la pratica della letteratura sta cambiando. Cambia anche il concetto di cultura, cambia anche la cultura. La mia risposta è ovviamente sì. Perché se la cultura è quella cosa che abbiamo definito all'inizio e che riguarda la vita della comunità, le abitudini della comunità, il modo in cui siamo assieme, se cambia. Quel mondo, quella collettività, il modo in cui la comunità costruisce i propri saperi, certo che cambia anche la cultura e non possiamo far finta che la cultura non sia cambiata. Quindi, secondo me, lo sguardo retrospettico e nostalgico è uno sguardo destinato a essere perdente perché noi, i territori della contemporaneità, li dobbiamo presidiare, dobbiamo conoscere che cosa accade a quelli che Baricco chiamava i barbari, i contemporanei, i giovani. Conoscere quello che accade e in caso modificarlo, riformarlo. Ora cioè, evito di annoiarvi eh, raccontandovi tutte le posizioni che si sono sviluppate negli ultimi vent'anni sul tema dei barbari e dei nostalgici o dei tradizionalisti o degli umanisti, perché in ultima analisi sono molto simili al dibattito di questo periodo, cioè che cosa sta accadendo ai nostri giovani che appunto leggono in un modo diverso. E si informano in modo diverso, molto diverso da noi. Ribadendo, insistendo su quell'elemento, non c'è una conclusione pacifica, ancora non lo sappiamo. Sono interessantissimi, tra l'altro, di nuovo non, non insisterò su questo perché perderei troppo tempo. Ma sono interessantissimi gli studi su che cosa, ad esempio, tu metti una classe, e prendi un gruppo di ragazzi e gli fai leggere lo stesso testo su carta stampata, su computer, quindi su schermo. O glielo fai ascoltare un testo che può essere un, testo, un pezzo di un saggio, un articolo di giornale lungo o un pezzo di romanzo, un lungo racconto. O, or, oggettivamente ci sono delle differenze, e cioè tutt'oggi l'esperienza della lettura su carta stampata, questo credo che lo sperimentiamo anche noi sulla nostra pelle e anche io personalmente. Io se leggo su un libro, su carta stampata, rispetto al Kindle, perché io a un certo punto ho provato a usare il Kindle ma poi l'ho abbandonato, non forse perché sono vecchio e sono cresciuto con quelle pratiche di lettura o quel modo di formarmi lì, però acquisisco i contenuti in modo diverso, cioè sono tutt'oggi convinto che quello che ho letto su carta stampata lo assimilo di più. Anche perché ho la possibilità di più facile, di nuovo la superiorità del libro cartaceo, di tornare indietro, di vedere cosa ho sottolineato, lo puoi fare anche sui supporti elettronici, ma almeno io lo faccio con più difficoltà. Mi ricordo la nostra intelligenza è fatta per immagini, mi ricordo dove stava, in che parte del libro, in che parte a che pagina più o meno era, ci torno sopra, lo recupero, insomma, acquisisco quei contenuti in maniera secondo me molto diversa. E, e a mio avviso superiore, ma di nuovo rischia di essere nostalgico. È interessante perché su schermo acquisisco quasi. Le stesse contenuti e diciamo saperi, ma se poi tu vai a fare delle domande nel profondo, ci sono delle lacune che chi l'ha letto su carta stampata non ha. Ma questo non vuol dire ancora, diciamo, che ci sia una superiorità fra questi strumenti. Chi invece legge i libri in macchina sulle con le orecchie attraverso un audiolibro o con un podcast, certo che lo legge e può andare avanti e indietro, e quindi è lui stesso a decidere se tornare e riascoltare un passaggio. Quindi c'è un. Una, però non è la stessa cosa anche qui se poi tu fai del, delle domande precise sul contenuto di quel testo che hai letto le risposte migliori le dà chi l'ha rette su carta stampata è così per ora poi vedremo che cosa accadrà in futuro perché qual è l'altro punto importante sempre di più la nostra esperienza di acquisizione di contenuti è visiva si diceva 30 anni fa che la nostra è la società dell'immagine beh però il tempo che noi passiamo sullo smartphone e in rete oggi è sempre più debitore di immagini e video rispetto al testo scritto. Questo è un dato. Cioè gli adolescenti di oggi passano molto tempo, ora ci sono delle ricerche molto sofisticate, vi danno anche i numeri e il tempo, la percentuale delle loro giornate, su video, su video di TikTok, su video di Instagram. Trasmettendosi immagini, cioè sta tornando una predominanza della cultura dell'immagine, che peraltro in questo paese la cultura iconografica è stata fortissima. della cultura dell'immagine rispetto diciamo, alla cultura protestante, ad esempio, la cultura dell'immagine rispetto alla cultura e eh, alla comunicazione scritta. E anche questo di nuovo non esprimo giudizi, diciamo, bisogna attendere delle ricerche un po' più, più mh, strutturate, però anche questo è un tema. Anche questo è un problema. Altro elemento che aggiungo, poi vado verso le conclusioni per provare a raccogliere quello che vi ho detto e provare appunto a mettere dei punti fermi, insomma, dei tentativi di punti fermi. Quando noi diciamo che sta predominando la cultura dell'immagine, dobbiamo aggiungere un altro tassello. Allora, gli esseri umani hanno conosciuto il passaggio dalla cultura orale alla cultura scritta. E su questo, diciamo, ora non, 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 non torno su due grandissimi studiosi, peraltro tutti e due anche molto legati alla Chiesa Cattolica, che è considerata, diciamo, rispetto alla Chiesa protestante, non certo una, una fonte di un magistero di, di trasmissione di sapere scritto. I protestanti e, luter e luterani luterani diciamo, leggevano la Bibbia da soli, da noi c'è sempre stata la mediazione, e questo non ha aiutato la lettura, oggettivamente. Questo è un fenomeno storicamente documentato. E però, sia Marshall McLuhan sia Walter Ong, Ong era un gesuita, peraltro, hanno scritto delle pagine fondamentali sulla cultura orale e la cultura scritta. Dopo che, perché Platone era preoccupato che una volta che la cultura era per iscritto, non smarrissimo le nostre capacità mnemoniche. La nostra memoria si indebolisse. Poi non è stato così. Però adesso è in corso, se ci pensiamo, tramite il podcast e gli audiolibri, che sono il fenomeno più interessante degli ultimi anni, una sorta la chiamano di oralizzazione terziaria, che è molto interessante, perché visto che predom stanno predominando una cultura delle immagini, si sta indebolendo la trasmissione scritta dei saperi, forse stiamo trovando una soluzione che inaspettata nella trasmissione orale del sapere il podcast viene ascoltato lo dico perché ad esempio quando mi rivolgo ai giovani ai ragazzi che stanno diventando giornalisti gli dico ma scusate ma se voi non leggete i giornali capisco che guardiate i siti di informazione mi raccontate, di informazione sul telefonino però non leggete i giornali non state due o un'ora a leggere un giornale o vari giornali quindi concentrati nella lettura come vi informate al mattino? e molti mi rispondono con i podcast di informazione e quindi torna quel concetto al quale facevo riferimento poco fa di oralizzazione terziaria. Forse il nostro sapere sta conoscendo una nuova fase, un nuovo passaggio. Non più centralità della trasmissione dei saperi per iscritto, ma crescente oralizzazione. Anche qui non sappiamo che accadrà. Però è un fenomeno secondo me molto interessante. E qui provo a mettere dei punti fermi riformistici e speranzosi. Riprendo la più preoccupata e la più attenta di tutti, quella studiosa americana che citavo Marianne Wolff, che suggeriva una cosa, e qui cito testuale. Dice la Wolff che non dobbiamo accettare la logica binaria alla quale ho fatto riferimento in questo mio intervento, cioè profondità, superficialità, noi del Novecento siamo profondi, i ragazzi dei ventenni di oggi sono superficiali, oppure verticalità, orizzontalità. O ancora più informazione, essere continuamente connessi, essere continuamente informati, ricevere continue notifiche, vuol dire meno conoscenza. In realtà, scrive lei, occorre evitare questa contrapposizione fra analogico e digitale e lavorare sui processi di educazione alla lettura che devono essere finalizzate a creare, questo è un punto me, importantissimo, una doppia competenza. La Wolf parla di un cervello. Bialfabetizzato, cioè una sorta di bilinguismo. Noi proviamo a imparare più lingue, in questi contesti, insomma, voi soprattutto in Tirolo su Tirolo sanno l'italiano, il tedesco e qualche volta anche il ladino vengono educati fin da bambini a, al bilinguismo, al trilinguismo. Ecco, noi dobbiamo fare la stessa cosa rispetto alla trasmissione dei saperi, cioè educare i, i, i bambini a avere un bilinguismo nell'apprendimento, cioè passare da una piattaforma all'altra, dal libro cartaceo all'esperienza auditiva dell'audiolibro, al telefonino che ti fa accedere ai saperi sullo schermo, da un ambiente a un altro. Solimine, quello studioso che ho studiato prima, parla di cervello anfibio e secondo me è anche questo un passaggio molto, molto interessante. però Devo dirvi qualche cosa per chiudere su quello che secondo me sarebbe opportuno fare nel campo dell'informazione e nel campo della lettura, preso per acquisito che noi intendiamo il libro come lo strumento principale del modo in cui ci trasmettiamo i saperi. E qui vi leggo i quattro punti che insomma, ho scritto come tentativi di piccola conclusione. Allora, l'assunto iniziale, il digitale, il digitale ha cambiato l'ambiente in cui viviamo. È inutile girarci attorno. Il mondo nel quale ci muoviamo e quindi ha cambiato anche la nostra cultura. Certo che esiste una cultura, e torno alla domanda che ci siamo posti con la Fondazione, certo che esiste una cultura, ma una cultura diversa da quella novecentesca. È una cultura che non può far finta che adesso non stiamo in un mondo, in un ambiente digitale e che acquisiamo i saperi attra soprattutto attraverso o anche attraverso il dispositivo elettronico. Non è forse cambiata la cultura, questo è un passaggio, secondo me spero interessante. Non è forse cambiata la cultura per come molti di noi la intendono, ovvero l'essere presenti qui stasera a Borgo assieme, partecipare assieme a un'esperienza culturale, l'andare magari domattina a vedere una mostra a Trento o stasera vedere un film su una delle mille piattaforme o ancora leggere prima di spengere la luce sul letto un romanzo o una poesia. Per mille ragioni che non abbiamo insomma, il tempo di affrontare qui stasera, probabilmente la stessa natura, l'antropologia di noi esseri umani è fatta in modo che il bisogno di narrazioni sia insuperabile. E quindi quelle attività che ho elencato, la lettura di un libro, l'andare a vedere una mostra, il vedere una serie televisiva, perché anche quella è un'esperienza di messa in forma di un bisogno narrativo, di messa in forma e di diciamo d'azione di significato, di dare significato alle esperienze di ciascuno di noi. Quello è un bisogno secondo me inestirpabile dagli esseri umani. Quindi possiamo ancora continuare a intendere cultura quella cosa lì, che non cambierà poi tanto. Certo che è molto modificata dal digitale, ma resiste. È cambiato però, e torno su questo punto, il modo in cui ci trasmettiamo i saperi, specie per la generazione più giovane, la generazione delle reti. E questo è tutt'altro che irrilevante. E torno e chiudo sul tema della biforcazione informazione-cultura. L'informazione oggi è ricchissima, molto più ricca di quando crescevo io. L'offerta informativa è variegata, frammentata e sovrabbondante, le due parole che ho usato all'inizio. Non è vero che non ci siano poteri oscuri o poteri, su questo insistiamo, perché... Noi dicevamo nel Novecento, pensate all'Italia, il, du, il duopolio nella televisione, il, il servizio pubblico spesso governato da chi stava al governo in quel momento e le televisioni di Berlusconi, era un periodo opaco di scarsità di informazione libera e trasparente, è vero, chi è più vecchio lo sa. Oggi siamo molto più liberi di accedere a tutte le fonti di informazione, però non illudiamoci che dietro non ci siano dei, dei poteri. Cioè, i titani della rete, quelli che vengono chiamati GAFA, Google, Facebook, Amazon, Apple, eh, Microsoft, quelli detengono o sono gli attori principali del nuovo ecosistema mediale e ci profilano, ci monitorano, siamo diventati noi la merce. Quindi non illudiamoci che oggi sia un paesaggio vergine nel quale possiamo accedere liberamente a tutta l'informazione. Non è vero, dicevo, che ci siano poteri oscuri. Non ci siano, ed è vero che oggi ci sono, sono più gli algoritmi, questo lo sappiamo tutti, che i critici a decidere cosa leggiamo, quali mostri o quali festival frequentiamo, quale musica ascoltiamo e quindi quali sono i nostri consumi culturali. Gli interessi economici, lo sappiamo benissimo, sono colossali, la nostra profilazione per quegli attori ai quali facevo riferimento è fruttuosissima perché siamo noi la merce e quindi diventa centrale, ma ci arrivo un, tra un secondo. Poco fa ho usato l'espressione, oggi sono più gli algoritmi dei critici a, a decidere che libro compriamo in libreria, che brano musicale ascoltiamo, che film guardiamo stasera su una piattaforma. Questo credo sia vero. Quando io crescevo, se leggevo un articolo, che so, vi cito dei, 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 per me dei critici di riferimento di Pietro Citati o, o che, so, che ne so, di Claudio Magris, io poi quel libro me l'andavo a comprare perché io mi, fita, mi fidavo di quel mediatore culturale. Oggi. Forse è eccessiva l'affermazione, sto per fare o brutale. I mediatori culturali sono gli algoritmi. Poi io non sono nemmeno in grado di dirvi è meglio o è peggio. Io, diciamo, avevo delle figure di riferimento che mi ero scelto io. Ad esempio, io andavo a vedere i film quando me li consigliavano i critici di cui mi fidavo. Oggi non è più così, ma nemmeno io lo faccio più. A parte che il critico ha perso di potere e di centralità nei giornali, ma oggi vado, che ne so, su My Movie e vedo, o su. Rotten Tomatoes, che sono dei siti molto ben fatti che mi fanno la media dei giudizi del pubblico, della critica sui film che voglio andare a vedere e quindi sono forse gli algoritmi a spingermi a scegliere un film invece che, che un critico. È meglio o è peggio? Io non lo so perché, ad esempio, io grazie agli algoritmi di Amazon ho scoperto dei libri che probabilmente da solo non avrei scoperto, perché loro vedono il mio percorso di lettura e di acquisto e mi suggeriscono, come sapete, dei libri, dei film, delle mostre, dei percorsi culturali, dei percorsi turistico-culturali, dei percorsi enogastronomici è meglio o è peggio? Io non lo so. Certo dietro ci sono degli interessi economici colossali, però nel mio caso personale, ma diciamo, io sono abbastanza avvertito, mettiamola così, faccio questo di lavoro, ho passato una vita a fare queste cose, quindi più o meno so, so dove andare, come orientarmi perché questo. Il punto sul quale vorrei chiudere è una questione di fronte alla sovrabbondanza e alla frammentazione di orientamento: cioè come scegliamo noi in ciò che di culturale, fra virgolette, vogliamo acquisire. Chi è che ci spinge alla decisione? Un tempo erano appunto i vecchi mediatori, i vecchi filtri, oggi chi sono i filtri? E qui torno sul cervello bilinguistico. O anfibio ai quali, eh, al quale fanno riferimento gli studiosi che ho citato. Perché, se appunto, è abbastanza oscuro il percorso che fanno le informazioni e anche diciamo, i saperi dentro la rete, diventa assolutamente centrale lavorare sull'alfabetizzazione informatica. Cioè, bisogna insegnare a scuola, io di questo sono convintissimo, come si naviga, come è strutturata la rete, chi c'è dietro ai social. Dietro i social sui quali passiamo letteralmente ore, quali sono i filtri affidabili, come scoprire i filtri. Cioè, io, dopo un po' che non, fida, no, non fidandomi più, essendo scomparsa la figura del critico cinematografico così come l'avevo conosciuta nel corso del Novecento, come faccio a scegliere un film da andare a vedere la sera? Beh, navigo un po' e dopo un po' ho capito quali sono i siti più affidabili, i filtri più affidabili, ma un ragazzino. Chi gli insegna quali sono? E lo dico perché se parliamo di temi molto seri e del dibattito che è in corso, la guerra in Ucraina, tema difficile per eccellenza. Come faccio, se sono un diciottenne che vuole sapere qualcosa sulla guerra in Ucraina, a sapere quello che succede, quello che è successo, quello che è successo in Unione Sovietica, quello che è successo ai paesi dell'Europa dell'Est che stavano nell'Unione Sovietica? Senza rischiare di essere preda delle fake news o di siti inaffidabili o della chiacchiera parzialmente affidabile sui social. Beh, quelle sono acquisizioni che io, secondo me, devo, o do nella famiglia, ma non tutte le famiglie diciamo, hanno il tempo, il modo, conoscono come funziona la rete, ma lo, posso fare, lo devo fare a scuola, lo deve fare il servizio pubblico, deve fare un'operazione di alfabetizzazione informatica. Abbiamo bisogno di alfabetizzazione informatica in un mondo così complesso. Io di questo sono convintissimo, al di là del ruolo del servizio pubblico ovviamente mi dà da, da, da vivere e quindi al quale sono grato. Però noi insomma nei momenti soprattutto di crisi, io questo me ne accorgo, ci sono dei siti, io, è sempre per me un riferimento è sempre la BBC, che io so che mi posso fidare e ai quali, sui quali devo andare. Perché io lì trovo la professionalità, le competenze che fanno sì che io non mi perda in questo eccesso di informazioni in questa sovrabbondanza di informazioni e poi sul fronte più generale e forse persino più importante della parola scritta è, ora leggo credo evidente che la rivoluzione digitale erode la centralità della parola scritta e comporta dei rischi ho provato a accennarvi comporta dei rischi per l'apprendimento per la trasmissione del sapere profondo e correlato, cioè studio la guerra in Ucraina, a scuola i professori mi aiutano a conoscere la geografia dell'Asia e la storia della Russia o dell'Unione Sovietica, e poi magari il professore di italiano mi dice: Guarda che la cultura occidentale deve molto alla cultura russa e di nuovo mi porta su Tolstoi, mi porta su Dostoevsky, mi porta sui grandi romanzi russi. Il sapore correlato, questo è uno dei rischi che corriamo oggi. Ci sono però anche delle opportunità, secondo me enormi, e credo stia a noi scavare dentro questi processi giganteschi per prendere il meglio. Una delle strade, ve l'ho detto poco fa, che si stanno materializzando di fronte a noi è quella dei podcast, cioè di un'oralità di ritorno. Che abbiamo già conosciuto al momento dell'arrivo della scrittura e sulla quale secondo me dobbiamo lavorare senza pregiudizi. Insomma, per farla breve, ma adesso insomma, ho parlato persino troppo, mi piacerebbe confrontarmi con voi su, su tutto quello che volete, a cominciare da Ma insomma, i punti, i punti che mi sembra importante fissare è, è cambiato tutto. È cambiata l'informazione, è cambiata la cultura, esiste certamente la cultura, solo che è un'altra cosa rispetto a quella che abbiamo conosciuto nel Novecento, perché è cambiato il modo in cui noi la trasmettiamo: la cultura, in cui si trasmettono i saperi. Dobbiamo conoscere quei mondi. Dobbiamo appunto sviluppare una specie di bilinguismo, un cervello anfibio, un cervello che sia capace di muoversi tra una piattaforma e l'altra. Molti ragazzi lo fanno già: sono capacissimi di passare da un podcast a ah, un video su TikTok che poi li spinge a approfondire magari una lezione di Dario Fabri su, sul sito di, della rivista che ha appena fondato e magari andare in edicola e comprare quella rivista. Quindi questo cervello anfibio che fa tutte queste esperienze alla fine è meglio del cervello che avevo io, che in fondo era un po' monotematico. Su per quanto riguarda i libri ci muoviamo un po' in una terra incognita. La lettura sta conoscendo una trasformazione enorme, Dobbiamo essere, secondo me, speranzosi e ottimisti perché il cervello umano, questa è una mia convenzione, da un lato ha un intimo bisogno di messa in ordine dei tanti impulsi che riceviamo, quindi di dare significato e narrazione a tutti questi impulsi e poi, soprattutto, è molto plastico, cioè è capace di adattarsi e quindi, in ultima analisi, io sono abbastanza ottimista. Grazie. Grazie, certo. e ora arrivano i dolori <ride> grazie di, di questo eh, bellissimo cammino mi veniva in mente condivido con voi un, un pensiero veloce eh, tra i tanti spunti tra i tanti spunti eh, così che passavano nella mente mentre ti ascoltavo mi veniva in mente eh, un Alcide De Gasperi che eh, Durante l'esperienza del carcere, e in un paio di lettere, non si pone la domanda di che cosa sia la cultura, se no ti avrei passato la sua risposta sicuramente. E, ma si chiede eh, cosa sia l'essenza del sapere. Alla fine, si dà in termini: lui non fa un'analisi teorica, ma, ma ci arriva, e, essenzialmente dice è relazione, è la capacità di, di riconoscere il diverso da me e di trovare dentro al diverso di me qualcosa di me espandendo i confini del sé eh, mi sembrava un bel pensiero da mettere lì insieme ai tantissimi usciti questa sera e agli altri che magari sulla base delle vostre domande e sollecitazioni siamo ancora in tempo a condividere qui in piazza se Jacopo con un microfono in mano chi vuole alzare la sua di mano e diamo un po' inizio al dialogo Basta che uno rompa il ghiaccio. Non vi intimidete, che sono sicuramente più intimidito io. Buonasera e grazie per le numerose sollecitazioni che ci ha dato. Eh, mi permetto di aggiungere una cosa rispetto alla rete. Eh, su quello, per, per quel che riguarda la cultura come sapere alto pensiamo per esempio a quanto eh, ci può quante, eh, quante cose si possono trovare oggi nella rete riguardo alla eh, digitalizzazione degli archivi che noi non avevamo noi che abbiamo, ci siamo laureati eh, con la carta stampata e non voglio aggiungere altro la domanda è questa eh, esiste una cultura di destra e di, e di sinistra secondo lei ecco. grazie Super. <ride> che facciamo ne raccogliamo o rispondi una per uno eh? va bene quella sugli archivi era più semplice sì. <ride> raccogliamo le 4 5 questi sono veramente dolori sarò diplomaticissimo e magari ne prendiamo se volete 3-4 poi rispondo subito ce n'è una lì allora io ho apprezzato molto il suo intervento e in buona misura sono d'accordo volevo aggiungere qualcosa non per completare ma per arricchire allora più che cos'è la cultura che non vorrei azzardarmi a dire ma a cosa serve la cultura allora secondo me la cultura serve a elaborare qualitativamente e a interpretare le informazioni, e qualitativamente, altrimenti bastano gli algoritmi, no? quantitativamente. E questo serve anche poi a sopravvivere, a relazionarsi, come dice, e così via. E allora ci sono tante culture, per esempio la mia cultura, che non è la sua perché sono molto più vecchio di lei, ma però in Amazzonia non mi servirebbe molto, no? nella foresta amazzonica, mi serve a sopravvivere in un certo modo. Quindi non voglio dare giudizi di valore se una cultura è migliore o peggiore, però sono diverse e ovviamente non devono essere compartimenti stagni perché devono collegarsi, però per quanto io sia vecchio la mia cultura rispetto a quella di Orazio, o di Augusto e Cesare non, non saprei interpretarla, anche se ho fatto il liceo classico tanti anni fa e così via. Poi voglio aggiungere un'altra cosa, lei ha detto che eh, bisognerebbe... Interpreti, sentire qualche professore. Purtroppo faccio il professore per quasi 50 anni, ho fatto migliaia di esami e ho letto tonnellate di tesi. <ride> Bene, la capacità di elaborare questo, io l'ho trovata decrescente. Non so se è colpa degli studenti, se è colpa dei professori o dell'università che attualmente spezza i corsi in tante piccole pillole per cui non c'è più questa capacità culturale, o seppure eravamo noi che sbagliavamo facendo delle domande che non sono più troppo attuali. Questi sono problemi che mi risolve lei adesso. Grazie. Io volevo chiedere, secondo lei c'è il pericolo di una censura di una parte della cultura, visto che abbiamo sentito anche che è stata soppressa la trasmissione di Saviano, ad esempio? Tipo sono giornalista del servizio pubblico, quindi sarò molto cauto, se no mi cacciano. Eh. L'ultima poi che comincio a bozzare delle risposte saranno appunto prudentissime, insomma, ci provo. Allora, intanto eh, grazie per questa ora intensissima, io sono stato in piedi ma non mi sono accorto di essere in piedi perché eh, è stato talmente intenso che... <coughs> Penso che tutti siano d'accordo qui. E niente, io sono un informatico, sono un informatico con i capelli bianchi però, eh, quindi sono una, una specie un po' strana, no? perché io ho iniziato a conoscere la rete prima che esistessero le piattaforme. E mi è piaciuto molto l'accenno che ha fatto sulla necessità di una formazione nel campo dell'informatica dell e del fatto di, di avere questo cervello anfibio. Una, mi piace molto come definizione, no? Io penso che i ragazzi eh, eh, abbiano molto bisogno di, di, di questo tipo di, di multidisciplinarità e di, di, quel tipo di, di quel tipo di profondità che forse noi che abbiamo qualche anno in più abbiamo imparato scendendo in, con concentrazione nelle cose piuttosto che esplorarle in profondità, come diceva giustamente prima. Ciò non di meno eh, mi riallaccio a quello che diceva prima in chiusura sul fatto della, della cultura come comunicazione, come ansia di trasmettere, di stare insieme. Io credo che si stia insieme nelle chat, tanto quanto si stia insieme qui, eh, insieme. Cioè, L'ansia è sempre la stessa, è un'ansia molto umana di, di, essere, di stare assieme e di comunicarsi cose, semplicemente cambiano i modi. E, io sono anche presidente di un'associazione che si occupa proprio di fare formazione informatica, di aumentare consapevolezza su cosa sono i GAFAM, di cui si diceva prima, di quanto eh, influiscono sulle nostre vite senza che noi ce ne accorgiamo, perché questo credo sia il pericolo fondamentale, non tanto quello di un cambiamento della struttura del cervello, perché il cervello è plastico, come si diceva, ma è più pro problematico il potere che si costruisce su questa nuova nuovo modo di intendere la trasmissione e la comunicazione tra le persone. Allora provo a, a cominciare a bozzare qualche risposta, alcune delle considerazioni che ho ascoltato sono da me condivise in toto, ma magari aggiungo qualche considerazione. Sulla digitalizzazione degli archivi, rispetto alle altre domande, è più facile, ne parlavamo tra l'altro poco fa con... Con il direttore, perché anche sugli archivi De Gasperi avete fatto un bel lavoro e state facendo un bel lavoro, no giusto? Corretto. Eh. Il pistolario del Cide De Gasperi, andate a vedervelo. Uno degli statisti più digitali d'Europa. Perché in effetti eh, chi, chi insomma, tra i presenti ha dovuto a scuola fare una ricerca o la tesi di laurea all'università ricordava e faticosamente andava nelle biblioteche o chi ha fatto storia o, lette, o, lette, o italianisti o ha studiato i testi che so. del... 500 doveva girare per un sacco di, di biblioteche, spendere un sacco di soldi, oggi le biblioteche del congresso americano ha digitalizzato quasi tutti i volumi, giusto? E, e quindi è, è molto, ma non solo il tema dell'accesso ai saperi, che adesso è molto più facile, quindi un progresso oggettivo, indiscutibile, anche secondo me la connessione con quelli che si occupano del tuo tema, cioè un tempo. L'appassionato la, di manga di Borgo pensava di essere l'unico appassionato di manga del, diciamo del, del, di tutto il Trentino. Oggi, grazie alla rete, starà, farà parte appunto, di chat, di, una, di relazioni, e torniamo alle parole di De Gasperi citate da Marco, che in realtà arricchiscono molto. Le cose che può imparare, può apprendere, quindi su questo, diciamo nulla, questo, come si dice, è stato un progresso indubbio Poi mi ha fatto una domanda invece molto più complicata: esiste una cultura di destra, esiste una cultura di sinistra? Sì, esiste, a mio avviso, eh, poi mi posso sbagliare. Esistono entrambe, anzi, su questo devo dirvi, devo dirvi che ci sarebbero molte cose da dire, e in parte riguardano anche Rebus, cioè la trasmissione che io conduco con Corrado Augias, perché da settembre in realtà diventa. Un po' un'altra cosa, ora non la prendete male, vero, per chi la, per chi la apprezzi, veramente così. Ehm, Corrado stesso ha manifestato, non è un bambino Corrado, ha quasi 90 anni, diciamo, ha un'energia e un'intelligenza di un bisogno, un e una capacità, un'acutezza prodigiosa secondo me, però appunto non è un ragazzino e le sue energie sono limitate, lui ora investirà molto in quella bellissima tradizio, trasmissione che è quella sulla musica che qualcuno di voi ha visto magari negli ultimi mesi e poi anche su città segrete. Cominceremo insieme il viaggio, ma lui ha chiesto di far parte di una rotazione di co-conduttori, perché noi siamo lì due in studio, al posto di... Al posto, oltre a Corrado se ne sono aggiunti quattro, mettiamolo così, lo dico brutalmente, due di destra e due di sinistra. Poi è stato un faticoso compromesso, un faticoso negoziato sul quale però vi prego di non farmi ulteriori domande perché sono, diciamo, entro in un terreno pericoloso per me. Allora, i due però sarà, sarà credo interessante. Ora, io cerco, cerco sempre di essere abbastanza neutrale, però, e avremo come intellettuali di centrodestra. Ora, uno dei problemi italiani, eh, la cultura di destra esiste, esiste anche una tradizione importante. Alcuni dei più grandi scrittori del Novecento sono scrittori di destra, c'è poco da girarci attorno. Ora, il più bel libro che ho letto quest'anno è quel miracolo che è sbucato fuori dalle carte della moglie di Louis Ferdinand Céline, che era un pazzo antisemita, soprattutto nella sua ultima parte della carriera, ma è stato uno scrittore enorme. Eh, ha pubblicato adesso una specie di spin-off, per usare un termine, delle televisioni e delle serie. Di, del viaggio al termine della notte, che secondo me è uno dei grandi libri del Novecento mondiale, che si chiama Guerra, l'ha pubblicata Delphi, sono 150 pagine, è, è lui che ne, racconta quello che gli succede nella prima guerra mondiale ed è un capolavoro assoluto, ma lasciamo stare così come Nabokov, altro immenso scrittore, era di destra, così come Eliot, immenso poeta, uno dei più grandi del Novecento, era un pensatore conservatore, di destra diremmo oggi. C'è una cultura di destra anche politologica, poi c'è Jacopo che vi sta portando il microfono, ma in realtà è uno studioso di scienza della politica e sa molto più di me e sa bene che esiste una cultura e un pensiero di destra, che l'Italia peraltro ha prodotto a suo modo, perché il fascismo, e su questo potremmo aprire mille, mille discussioni, è stato anche innovatore per mille, da mille punti di vista, anche dal punto di vista politologico. E quindi c'è un pensiero di destra. Il problema, se volete, della cultura italiana è che ci sono pochi intellettuali di destra in Italia. È inutile girarci attorno. Quando noi in televisione diciamo vabbè, bisogna fare delle trasmissioni, alla fine sono sempre quattro, sono sempre gli stessi quattro, e eh, che vi elenco perché due saranno miei compagni di viaggio: Giordano Bruno Guerri, Marcello Veneziani, Alessandro Giuli e il più pazzo di tutti, cioè Buttafuoco. Ora, due dei miei compagni di strada saranno Guerri e Giuli. E sarà anche interessante, secondo me, vedere come ci confrontiamo sui temi, perché poi Rebus è una trasmissione di attualità. I due diciamo di campo progressista saranno, secondo me, uno scrittore bravissimo che è Giancarlo De Cataldo, che forse conoscete, che ha scritto del romanzo criminale, è un giudice, un magistrato, e Barbara Alberti, che qualcuno di voi conoscerà, che è più una radicale secondo me che una pura una progressista, se vogliamo leggere però, il pensiero radicale come un pensiero progressista, cosa che io ad esempio penso. Però, e per tornare alla sua domanda, io credo che esistano, sì, in Italia, una tradizione di destra e una tradizione di sinistra, anzi, che siano articolabili in modo molto variegato, nel senso che nel, a partire dalla Rivoluzione francese si danno più o meno tre sinistre e nel pensiero di destra si danno almeno quattro destre. Ora noi nel dibattito pubblico italiano schiacciamo tutto su una penosa lottizzazione, ma in realtà queste, queste ramificazioni ci sono, ci sono nella cultura italiana, ci sono nella tradizione italiana, è interessante studiarle. ora, che sta, ora tocco l'attualità più stretta. Ad esempio quello che sta accadendo in queste ore, ora non so che sia successo oggi, ma la vicenda che ha coinvolto De Angelis, che è il portavoce del presidente della mia regione, cioè della regione Lazio. Che è, eh, io ci giro poco attorno, che è un fascista, c'è poco da girarci attorno, e che è di una famiglia che ora non so chi di voi abbia letto i giornali e conosca il ceppo di provenienza culturale dei De Angelis, peraltro uno dei fratelli De Angelis, che hanno avuto una storia anche molto tragica. Uno lavora nel mio stesso corridoio, quindi lo conosco anche abbastanza bene, è stato pure fidanzato della Meloni, quindi entriamo proprio dentro, al, proprio dentro quel, quel ceppo lì. Uno è morto in carcere ed era un terrorista dei Nar, amico di Giuseppe Fioravanti, uno dei fratelli. Il secondo era un rugbista, e il mondo del rugby romano è notoriamente di destra o estrema destra, che è morto, poveraccio, relativamente giovane. Un terzo fratello è questo qua, che è stato anche condannato per banda armata, è stato anche esule a Londra, poi si è fatto un po' di carcere, adesso è il portavoce del mio presidente, del presidente della mia regione. C'è poi un quarto fratello, è quello che vi dicevo, e una sorella. Che ha sposato Luigi Ciavardini, condannato per la strage di Bologna. Quindi non esattamente diciamo Alcide De Gasperi come ceppo di provenienza, mettiamola, mettiamola così. Quella cultura lì nel nostro paese c'è. C'è che è una cultura di destra radicale. Ora non mi, non, mi non mi tirerete fuori una parola sul rapporto fra Giorgia Meloni e quel mondo lì che io che sono romano conosco bene perché è un mondo che mi è quasi coetano, io sono leggermente più giovane dei fratelli De Angelis, quello che è morto in carcere, Nar, e, e tutte le storie anche legate molto alla mitologia romana, della destra romana o dei fascisti romani. Però c'è anche quel pezzo lì che ha tutta una sua pantheon culturale, è inutile girarci attorno, anche loro hanno dei riferimenti culturali forti e quindi la mia risposta è sì. Bellissimo, devo dire, l'intervento del, del professore, perché lui ha detto a che cosa serve la cultura e ha fatto sua, professore, mi corregga se sbaglio, la lezione degli antropologi, cioè in Amazzonia, ma che gliene frega di aver letto Selin al, 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 all'indio uh, amazzonico, per l'intelligenza, per un amazzonico, non è l'intelligenza se la vogliamo intendere o la cultura, se la vogliamo intendere nell'accezione antropologica. Che appunto la, alla fine è capacità di adattamento, perché poi molto è quella: capacità di sopravvivenza, diceva, mi pare lei, no? E, e quindi so, sono pratiche completamente diverse da quelle dalle nostre. Mi diceva un mio amico, un bravo scrittore, si chiama Angelo Ferracuti, che ha passato molti mesi in Amazzonia insieme a un fotografo che ha vissuto tanto in Amazzonia, che loro, senza l'aiuto degli, degli indigeni, degli autocroni, nella foresta amazzonica noi campiamo due giorni. Cioè moriamo del quei bambini, vi ricordate quei bambini che hanno ritrovato? Quelli avevano un'intelligenza e delle capacità di adattamento, cultura nel senso vero, straordinaria. Noi saremmo morti, i nostri figli sarebbero morti dopo tre giorni, quelli sono sopravvissuti quanto? Un mese, mese. una cosa del genere. Quindi è verissimo quello che lei ha detto. La ecco, mi preoccupa e torniamo su quel tema che lei toccava, la decrescente capacità di elaborare che lei ha toccato con mano nel corso degli anni leggendo le tesi degli studenti. Però quella è una questione aperta, è un problema aperto. C'è il pericolo di una censura. Lei ovviamente si chiedeva se c'è un pericolo di censura in Rai. Eh, che vi devo dire? Forse sì. Eh, forse sì, siamo più poveri. Secondo me eh, si è sbagliato a perdere alcune risorse e talenti della nostra, della nostra azienda, la chiamo così. E mi dispiace per Saviano, ve lo dico in tutta franchezza perché, secondo me, è un, è un coraggiosissimo gra, intellettuale italiano che ci ha fatto scoprire alcune cose che molti di noi ignoravano. che Si è speso in prima persona e da 30 anni vive sotto scorta ha fatto, e ha passato una vita infernale. E spero che alla fine questa cosa possa risolversi. Io capisco che la dirigenza della mia azienda poi dica che non possono esistere due pesi o due misure. Facci dice quelle cose orribili sulle donne, su quello, quella vicenda. Molto sgradevole, ehm, che manco mi ricordo tanto bene, ma insomma ha usato un'espressione che non, non è condivisibile. Forse è giusto che non possa condurre una trasmissione di servizio pubblico. Le parole di Saviano nei confronti del ministro Salvini e anche della presidente del Consiglio son, violano la nostra deontologia e il eh, contratto di servizio della nostra azienda, anche qui e va interpretato, qui ci vuole la cultura lei diceva che la cultura è interpretazione è molto semplice, io sono preoccupato ma mi illudo che alla fine la vigilanza del paese gli anticorpi del paese non ci facciano disperdere quel patrimonio e alla fine non prevalga la censura Io di nuovo su questo sono molto, molto ottimista io complessivamente nella mia carriera all'interno della RAI mi sono sempre sentito libero alla fine sono credo molto libero cioè mi sono, ho goduto di grande libertà Praticamente, mai mi è stato detto non fare questo, non fare queste domande, non fare. Ovviamente ho mille episodi anche comici e potrei raccontarvi, però, però complessivamente mi sono sentito abbastanza libero ed è, ed è giusto. E riprende quanto abbiamo detto sinora il tema della relazione: cioè, l'intelligenza, l'informatica è anche relazione, le chat sono relazione, si configurano e si declinano in modo diverso rispetto all'andare al bar, però è relazione, e infatti. La nostra, quello che dobbiamo insegnare e abbiamo appreso i più diciamo, avvertiti di noi è l'intelligenza relazionale. De Gasperi diceva questa cosa qui, quella la citazione che hai fatto tu, Mark. Credo che abbiamo tempo, forse per qualche altra domanda. Sì, magari dando attenzione a chi mi segnalavano prima, a chi ci sta seguendo uh, da casa, ecco, il digitale ci consente anche questo, sì, sì. e arrivava una domanda su qualche considerazione rispetto al tuo recente viaggio in Libano. Sì, io sono andato in realtà, sembra che faccio pubblicità, ma insomma, io sono andato in realtà con Medici Senza Frontiere e... Mh, e sono rimasto francamente ammirato da quelle esistenze. Ora uno pensa sempre alla superficialità di tanti, compresi diciamo, i miei figli, e, um, ho visto dei giovani che in, in, in situazioni, condizioni, con una dedizione, eh, dall'infermiere al medico, alla psicologa velata, ho fatto degli incontri. Nei campi rifugiati siriani, nei campi rifugiati palestinesi, negli ospedali, nella casa di Medici Senza Frontiere per migranti a Beirut e ho tratto due lezioni. A di che miracolo e di che tragedia è il Libano. Io non so quanti di voi seguano quello che è accaduto in Libano o si ricordino la tremenda guerra civile che c'è stata lì tra il 75 e il 90. È un miracolo perché tenere assieme 18 confessioni religiose e un sistema istituzionale che vede il Presidente della Repubblica che deve essere cattolico, il Presidente del Consiglio che deve essere sunnita, il Presidente del Parlamento che deve essere scita, il Comandante delle Forze Armate che deve essere greco-ortodosso. Cioè mettere assieme un settarismo così è veramente complicatissimo ed è sostanzialmente impossibile. In questo momento c'è uno stallo politico da tre anni, la situazione economica è tragica, hanno un'inflazione che noi europei non immaginiamo. Pensate che quando il Presidente della Banca... Del Libano ha deciso di, di mettere assieme come hanno fatto gli argentini sbagliando il peso col dollaro americano. Eh, lui ha. Qual è il verbo per mettere assieme due monete, due valute? Ehm, aiutami Marco, c'è un verbo ec economico che permette di co aggregare, collegare, connettere. Vabbè, lo, poi Va qualcuno. Come ha detto? No. Dai. Vabbè, insomma, le gare, mettiamo: le gare. Il Libano, una, un dollaro valeva 1500 lire libanesi. Io cambiavo con un, doll con un dollaro mi davano 90.000 lire libanesi. Questo in molti anni. Ogni giorno il cambio variava: cioè un giorno mi davano 85.000, un giorno 95.000. È impossibile, per loro. Loro, soprattutto tutti i dipendenti pubblici, vengono pagati. In lire libanesi, ma siccome il Libano importa tutto, importa tutto in dollari. Quindi nel 2019 ha fatto default, è uno Stato sostanzialmente fallito che ha una difficoltà, un impoverimento spaventoso. Per cui i Medici Senza Frontiere ora non cura più soltanto i rifugiati siriani, alta situazione difficilmente descrivibile Peraltro, la farò un podcast che metteremo sul sito di Radio Rai. Quindi insomma, spero di riuscire a tradurre. Le tante interviste che ho fatto a questi medici e, e infermieri straordinari che veramente per quattro soldi fanno una vita di dedizione assoluta in contesti difficilissimi. Perché poi il Sud Sudan, il Congo, eh, il Niger o il Messico al confine degli Stati Uniti sono molto peggio del Libano, quindi veramente so, so, sopperiscono a un. Il servizio pubblico sanitario in Libano quasi non c'è più, lì è tutto privatizzato oramai. Quindi se io mi ammalo e non sono ricco e posso andare agli ospedali privati, muoio. O ci sono appunto Medici Senza Frontiere, Emergency o altre realtà magari islamiche, o non, non, non posso accedere all'offerta sanitaria. Insomma, ho visto e soprattutto un po' ti si allarga la mente perché tu stai tutto il giorno con infermieri, logisti, informatici, medici di tutto il mondo, moltissimi africani ad esempio. Se quindi condividi tutto assieme a loro, ti si apre un po' la testa, vedi quanto privilegiati siamo in questo spazio. Vecchietto di mondo e, e un po' capisci anche i destini tragici che ha grande parte dell'umanità, devo dirti la verità. Sì. Se c'è ancora un'ultima domanda, la raccogliamo. La vedo una mano che si alza. Qui. Ce n'è anche S una che si avvicina, seconda. Jacopo, alle tue spalle. Sono cieco. Dietro di me. Ma non, la mia non è una domanda, è una constatazione. Sono un insegnante di scuola primaria che insegna italiano. E io volevo dire questo, cioè insegnare a leggere non è facile assolutamente. Però eh, lo puoi fare in modi diversi, lo puoi fare attraverso le immagini e lo puoi, fare, lo puoi fare col teatro, lo puoi fare cantando e lo puoi fare nella maniera logica che è insegnare il fonema, no? la base di tutto. Io ho interpretato, ho fatto tutte queste cose, però posso dire che alla base di ognuna di queste sfaccettature della cultura ci deve sempre essere la concentrazione che ha detto lei la capacità quindi di stare, eh, di stare lì con la testa. E io mi accorgo che nelle generazioni di adesso eh, la difficoltà è proprio questa, rispetto a dieci anni fa, dove io insegnavo le stesse cose e il bambino le apprezzava perché era capace di ascoltarle. E adesso invece c'è questa fluidità di pensiero, questa velocità di, di, di sistemi attraverso le immagini per le quali il bambino non riesce proprio più a fissare quello che io voglio dire. E Parlando neanche con, con le famiglie, quasi, tutte dicono, quasi tutti i genitori dicono: vabbè, è la televisione che per noi è un mezzo proprio di trasmettere anche il messaggio, che non per forza deve essere una sciocchezza, ma tante volte attraverso i cartoni animati i bambini imparano. Però l'immagine è troppo veloce. E quindi rapportare quell'immagine poi, costruire quell'immagine in un'attività didattica è, è molto più difficile per noi. Quindi, io torno nell'idea che, io faccio parte degli anni Sessanta, dove si leggeva e si faceva cultura attraverso un testo scritto, dove non c'era l'immagine, ce n'erano poche, poche figurine, e quella figurina lì per noi diventava il mondo, c'è anche un mondo di fantasia, di creatività. Che tu te la costruisci attraverso la lettura. Oggi invece il bambino ha troppe immagini e non è abituato a costruire la sua, vive delle immagini degli altri. Ecco per cui è molto difficile fare questo lavoro per noi oggigiorno. Sì. Grazie. Raccogliamo l'ultima domanda. Ciao, io sono una ragazza sedicenne e... di che età? sedicenne mi sono chiesta prima quando stavi parlando della libertà se esiste veramente da donna o ragazza se esiste veramente in Italia o se la democrazia qui in Italia esiste veramente mi hai fatto una domanda <ride> allora eh, due cose, rispondo in una maniera più concisa e spero efficace. Eh, quello che ha detto la maestra è temo vero e sul pensiero logico e sull'apprendimento e la trasmissione del pensiero logico. E di che cosa, ed è molto interessante quanto lei abbia sperimentato i, veri, i vari mezzi per far acquisire appunto saperi ai bambini. Devo dire che su questo un esperimento interessantissimo è quello di uno studioso di di lettura si chiama Federico Batini se non sbaglio che ha fatto tutta una serie di esperimenti con varie classi pilota in giro per l'Italia lui è toscano e una, una, si è rivelata particolarmente efficace per il corso degli studi successivi diciamo l'ora o, o le ore di lettura in classe cioè la lettura a alta voce in classe di un testo del maestro, della maestra del professore a scuola in qualsiasi liceo ha davvero trasformato quella classe cioè fare quella cosa che a casa difficilmente fai. Quel tipo di processo un po' acquisitivo e concentrato, leggere insieme ad alta voce in classe, una, due, tre ore, si sta rivelando una sperimentazione efficacissima e soprattutto non fa più perdere l'abitudine alla lettura negli anni postcolastici. E questo è importante, perché noi poi li perdiamo i lettori. Eh. In Italia ci sono moltissimi analfabeti di ritorno, che magari leggono da solo, ma non leggono più tutta la vita. Noi abbiamo anche le classi dirigenti che, non leggono, che leggono pochissimo e che si vantano di leggere poco. Questo è un altro elemento abbastanza tragico. E a proposito della lettura della concentrazione, comunque, diciamo, uno dei miei maestri, l'ex direttore di Radio 3, persona straordinaria, se ne ho mai conosciuto una, si chiama Marino Sinibaldi. Con lui riflettevamo spesso, grandissimo lettore tra l'altro. A un certo punto abbiamo scritto insieme un libro-intervista che si chiamava Inchiesta, Indagine sulla cultura, Intervista sulla cultura. A un certo punto gli ho chiesto, scusa Marino, ma te, e Lui veniva da una famiglia operaia, quindi per lui veramente la cultura è stata emancipatoria l'ha liberato e ti racconta questa, questa straordinaria avventura per lui liberatoria e, e lui a un certo punto dice: Ma per te, insomma, che ti hanno dato i libri? Quali sono le caratteristiche più belle di un libro, quelle che ti hanno, ti hanno fatto crescere, e lui mi ha, mi ha detto la capacità, e torniamo su temi toccati stasera di immaginazione maestra, la capacità di immaginare, perché leggendo un romanzo io mi immagino le cose e la capacità di immedesimazione cioè io mi immedesimo dei personaggi e quindi li sento come compagni di vita, compagni di strada. Alla fine dell'incontro, eravamo a Modena mi pare, io gli ho fatto la domanda, scusa Marino, che è un uomo molto simpatico peraltro, e gli ho fatto, Marino ma per te quindi le doti più grandi per un essere umano sono capacità di immedesimazione e di immaginazione? Lui si è fermato un attimo e ha fatto, no, le doti migliori per un essere umano sono altre due, generosità e allegria, e in fondo lo penso anch'io. Alla sedicenne. Generosità e allegria, forse prendo queste due parole. Hai fatto delle domande sinceramente troppo difficili. Cioè, eh, io, e eh, guarda, proprio perché vengo da Libano e eh, ho visto che cosa significa la mancanza di libertà dettata, dalla, ad esempio, dalla, pover dalla povertà e dalla diseguaglianza. La mancanza di libertà dettata dall'impossibilità di poter dire veramente tutto, perché è una società molto settaria e confessionale, seppure fra le più aperte e più libere. Io credo che, e parla una ragazza sedicenne qui in Italia, io credo che la nostra condizione sia particolarmente fortunata. Cioè, io, le mie figlie sono hanno più o meno la tua età, io quando si lamentano dell'Italia, della democrazia, gli rispondo sempre con le righe iniziali del grande Gatsby di Fitzgerald, che iniziano più o meno così. E, mio padre mi diceva sempre, a parlare è il narratore che è un maschio, mio padre mi diceva sempre, quando ti viene in mente di criticare qualcuno, ricordati che non tutti hanno avuto i tuoi vantaggi. E secondo me noi stare qui, in questo contesto, in Italia, in Europa, con le condizioni di libertà, di democrazia, di libertà d'espressione, insomma è un privilegio che non dobbiamo trascurare e dobbiamo difendere. Grazie. Grazie, grazie davvero a voi per l'affetto e per la presenza. E temi come quello della libertà, la capacità di scegliere, eh, saranno anche al centro del prossimo incontro della Costa de Gasperiano. Venerdì sempre alle 18 a Castellivano con Annalena Benini che ci racconterà il suo viaggio alla scoperta di una sua lontana parente, Annalena Tonelli. Che ci riporta un po' alle scene che Giorgio ha visto in Libano, eh, una missionaria laica eh, con una vita grandissima, quasi difficile da raccontare, uccisa in Somalia nel 2003. E Anna Lena. Benini si confronterà con questa altra Annalena, Annalena Tonelli, in un bellissimo viaggio, vi aspettiamo per farlo insieme. Così come vi aspettiamo eh, per scoprire, si è parlato tanto di rivoluzione digitale oggi, proprio in questi giorni. Eh, Abbiamo iniziato a raccontarvi un nuovo progetto, gli orizzonti della Fondazione Valtes, di cui la Fondazione De Gasperi è partner, un percorso per approfondire la complessità del nostro tempo e della rivoluzione digitale che stiamo vivendo. Molti degli spunti, degli stimoli di questa bellissima serata verranno rivissuti alla fine di settembre, il primo fine settimana tra settembre ed ottobre, in questo percorso che... Chiama alcuni cittadini preoccupati, interessati al nostro tempo a riunirsi e a condividere del tempo di qualità insieme ad alcuni relatori per ragionare insieme delle sfide che abbiamo di fronte. Andate a vedere gli orizzonti della Fondazione Valtes e continuate questo bel viaggio agostano che oggi a Borgo, Valsugana, ha vissuto una tappa memorabile. Grazie a Giorgio Zancredi. Grazie l'ospitalità, veramente, grazie, signore.